Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz. Riprendiamo la nostra partita con Total War Warhammer 2 Vortice. Siamo all'episodio 50 della nostra partita con Izza. Izza qua, Izza là. Qua nel santuario di Sotek purtroppo non possiamo costruire niente. Penso sia un bug, perché dovrebbe esserci una struttura unica. Invece non c'è, a meno che appunto non sia solo per Xoalti. Allora, abbiamo completato questa parte, diciamo, di colonizzazione di questa zona. Adesso vorrei correre qui perché magari riesco a prendere io quella. Non è detto che ci si riesca, ma ci vorrei provare, quindi lasciamo perdere tutte queste isolette, anche se forse addirittura è la via più veloce. Forse sì, effettivamente, perché qua si può sbarcare. Ci proviamo. Comunque, Cancelli Caduti sembra in realtà una struttura. Non degli uomini lucertola, ma forse sì, perché sembra una piramide, essere sinceri. E le piramidi non sono letteralmente nostre, non abbiamo più ziggurat di questo tipo. Però può sempre essere. Allora, quello che volevo provare a fare è questo. Vediamo come va la cosa. Dichiariamo guerra, perché mi rimandi qua ogni volta che sposta la telecamera non ha senso. Io dichiaro guerra. Ah! Ok. Perfetto. Perfetto. Allora, adesso diciamo ai nostri amichetti, questi, di non buttare più via le loro truppe contro questi qui, perché questo esercito penso farà una bruttissima fine. Ma invece di andare ad attaccare questi perché voglio i loro soldi. Poi, allora, qua ci sarà una rivolta. A questo punto paga le tasse perché tant'è. E voglio andare a difendere questo. Quindi corriamo il più velocemente possibile qui. Questa città è più importante di queste perché mi taglierebbe i rifornimenti. Lui lo spostiamo qua. Cerchiamo di andare a sud. Ok, la rivolta la lasciamo perdere. Qua fra un turno tu hai finito, no, due turni. Solo che questi qua sono abbastanza importanti, quindi li voglio andare a prendere. Tu dovresti già avere come zona qua. Se tu ti vai a schiantare lì a me va bene. Invece quando fondi la città qua non mi va bene. Però hai trovato il marmo. Che ti posso dire? Il resto mi pare che l'avessimo già mosso. Qua non posso reclutare più niente, neanche istantaneamente. Perché essere così mi dispiace un po'. Però sì, effettivamente potevo reclutare qualcosa. Ma va bene lo stesso. Sono curioso di vedere tutti questi dinosauri come si comportano. Ne abbiamo. Da qua in poi sono. No, questo qua no. Ha bisogno di qualche guardia del tempio. Anche se devo fare un attimo un calcolo per capire se in questo esercito sono più forti i sauri o le guardie del tempio. Mi metterò a fine episodio a fare un confronto. Perché poi queste qua sono pure benedetti, quindi è ancora più difficile capirlo. E poi devo capire, in realtà, ancora diciamo un passo indietro, se conviene avere sauri guerrieri o sauri lancieri e guardie del tempio. Quindi ci sono queste tre unità che possono essere un pochino difficili da capire, soprattutto nel suo esercito dove ha... non questo, dovresti avere cose in più per questo qua. Avere il mantenimento Sauri. Ah, Sauri, guardia del Tempio in realtà. Però vedi qualcosa solo per le guardie del Tempio. O solo per i Sauri. No, Sauri, guardia del Tempio. Però oh, la resistenza fisica è solo dei Sauri. Perché c'è proprio la specifica. Quindi qua la differenza. Protettore della lustria. Ora bisogna vedere se quel 10% lì vale la candela. Però non ho tempo ora di guardarlo. Più che altro perché appunto, cioè, non posso mettermi ora a reclutare. Quello che ho, ho. Qua abbiamo mosso davvero tutti. E non ho più soldi. E non ho più cose da fare a livello diplomatico. Quindi
Direi di muoverci. Qua ci sarà una rivolta, perderemo la città. Peccato perché le pelle in realtà sono l'unico posto che le fanno. Però, vediamo un po'. Pezza incontrata. Fammi vedere cosa fai. Questo qua è morto, 100%. Sì. Questo qua pure. Ragazzi, gli elfi sono troppo forti. Gli elfi sono troppo forti. Sono troppo forti. Speriamo che Averlon non si confederi con loro perché sarebbe davvero terribile. Mi spiace che continuo a schierirmi la voce, ma sono sempre messo peggio. Solo che posso registrare solo in questi giorni. Qua va tutto bene. Ancora, scusate. Curto il piacere che sta andando un po' troppo forte. Mi hanno mandato un intruso straniero. E lì ci sono due eserciti loro. Vediamo qua cosa succede. Ok, l'hai battuto. Questo è un agente. Perché hai perso così tanto potere? Perché ti hanno eliminato un esercito là. Però adesso magari ne recluti nuovi e non sprechi tempo andando contro gli elfi. Dai. Quando hai conquistato lì che commerciamo, diventi più ricco te, più ricco io. E poi ritorni ad attaccare gli elfi. Bene. Non capisco perché non conquistino questa città. Aia. Ok, mi hanno fatto un'imboscata, qua dobbiamo reagire subito. Diamo danni penetranti a chi? Ok, danni penetranti gli do a lui. Perché lui comunque un po' di armatura. Posso dargliene due? Ah, preferisco dargli i danni penetranti perché è già abbastanza veloce. Mentre la velocità, questo qua cosa fa? Senza armi da tiro, lui è perfetto. La velocità gliela do a questo qua, così arriva nella posizione corretta subito. Dai che attaccato questo, poi probabilmente mi attaccheranno anche gli eserciti del caos, quindi sarà una puntata incentrata sulla difesa di questo posto. Vediamo un po' come va. Anzi, difesa di questo posto. Difesa di Gorok. Vero difensore di Izza, perché battaglia di Izza. Qua in realtà so benissimo cosa c'è, hanno un sacco di ratti. Ratti ogre. In realtà non hanno tanti ratti, hanno tanti ratti ogre. Ok. Allora, cerchiamo di capire un po' da che parte arrivano. Sono qui così. Questi qua non so se ce li avevo quando giocavo io con loro. Sì, forse sì. Solo che non ho mai fatto quasi in tempo a reclutarli. Adesso so che qua, ma non si vede. No, eccoli qui. Questi, ma non sono quelli viola. Ratti ogre, poi c'è questo. Ok. Allora, vorrei capire in che ordine di marcia sono disposto. Ecco, guarda, lui è uguale a lui, solo che le gambe più corte. Questo è quello motore degli dèi. Allora, lui è uno stegodonte anziano. Questo qui è anziano anche lui? Sì. Questo qua è normale. Quindi questo qua è un po' più forte, anche se questo ha più vita. Perché c'hai le cose elettriche qui che non servono a nulla? Va bene, va bene, va bene. Allora,
Io mi ritirerei più indietro possibile e poi vediamo quello che succede. Correre qua. Forse è troppo indietro. Basta qui. Ok, qui. Tu francamente puoi andare qua, cercare di comprarci tempo. Tu vieni qui perché poi devi andare contro quella di là. Ok. Voi qui che tanto siete più veloci dovreste riuscire a scappare. Te vai qui, insieme a questo qui. E dovrei aver mosso tutti. Ok. Allora, io sono sempre molto indeciso quando devo mettere la pausa, perché secondo me in un'imboscata non dovrei metterla. Ok, non ho mosso te. Però, visto quello che c'è fuori da questo incontro, direi che ne vale la pena. Puntiamo direttamente sul generale, che in realtà è davvero forte, ma meno di Gorok. I'm unstoppable. No, Gorok! Ok, combatti lì. Ok, non sta subendo nessun danno, eh. Guardate che danno dell'arma che c'ha. Ok, fermi che mi sto decisamente dimenticando che devo anche attaccare. Allora, mandiamo la cosa dov'è? Non è più qui? Tu qua. Qui non si vede più nessuno. Avanziamo in centro e poi nel caso attacchiamo questi qui da dietro. Tu sei in grado di farmi un vento molesto qui? Fallo subito. E poi lanceremo anche la cometa. Questo posso farlo ovunque, ti devi avvicinare. Quindi facciamo avvicinare i tre tizi. Qua. Uno e due, sparate lì e te avvicinati in maniera generale. Ok, te devi andare. Perché non la vedo? Dove cacchio è? Eccola qua, è su quella. Lancio la cometa. Vediamo se ce la fa lanciarla. Sì. Ok, fantastico. Attaccare qua. Vuoi attaccare questo? Perfetto. Vediamo questo. Spostati. Beh, fa parecchio danno, eh. Che è andato in rage. Lì. Ok, qua, ma vai in melee direttamente. Qua, melee. Di là.
Questi scappano. Gorok, ragazzi, è illegale. Ok. Fai fuori quelli. Sono sicuro di aver fatto qualche cavolata. No, tu sei ancora vivo. Wow. Sono molto commosso. Ok, play. Bene. Ok. Voi qui. Voi lì. Allora, tutti quelli danneggiati gravemente vengano qui. Con Gorok. Te insegui. Segui. Stai inseguendo. Qua c'è qualcuno. Vai. No, vieni qua a curarti pure te. Cioè, non sono proprio magie di cura, ma un pochino curano. Quindi facciamogli curare. Allora, perché lui... c'è scritto da qualche parte. Devo usare questo con più solerzia. Vabbè, questo l'avevamo capito. Vincitore, causa terrore... c'è quello che cura. Ecco qua. Ripristina salute dei combattenti, rigenerazione. Mi sta avvenendo. Lui invece ce l'ha su se stesso e basta. No, in realtà su tutti. Va bene. Gorok. Vieni qui. Salamandra, quanto ne ha fatti? 115 uccisioni a Salamandra, ragazzi. Sembra che non faccia un cacchio. Invece è stata molto utile. Anzi, è stato il dinosauro che ne ha fatti di più. Sì. Velocizziamo sta cosa. Ne approfitto il più possibile, anche se ormai è quasi finita la faccenda. Quelli scappano dalla parte sbagliata. Non scappano proprio. Potrei curarmi all'infinito, però attacchiamo e basta. Ah no, non sono scappati. Cioè non... boh. Ratti, schiavi, lancieri. Proprio zero. Hai capito? Spero di aver eliminato l'esercito così. Ok. Sì, è andata bene. Questi sono ancora un po' presenti, ma... ragazzi, Gorok. Cioè, io l'ho mandato a caso, a un certo punto avevo paura scappasse. Ma non è scappato. Anzi, è tornato indietro. No, non è neanche tornato indietro. Perché non è proprio scappato. Boh, ho lanciato i cooldown e è impazzito. Cioè, ha ammazzato questo e ha ammazzato da solo una delle due. Hanno fatto pochissimi danni questi. Solo i lancieri sono stati leggermente forti. Recupera la vita. Eliminato. Grande. Peccato che... ce ne sia un'altra? No, non l'ho eliminato.
Pensavo di sì. Ora però tocca anche al caos. Vediamo cosa fanno questi. Perché si scontreranno di brutto. Questi qua sono tornati. Cavalieri di Rodrigo. Avanti. Andiamo i nani. Ormai sono decisi a conquistare tutto, sono proprio partiti alla carica. Con rinforzi pure. Ma è tosta, eh? Davvero tosta. Davvero davvero tosta. Questo qua ha subito un po' di danni. Adesso cerco di usarlo in maniera meno avventata. Ci sono ancora delle alabarde, però solo due. E il cannone. Il cannone ci pensi te. I rinforzi dovrebbe essere un esercito simile. Gli arriva da dietro. Inizia lo schieramento. Allora. Dobbiamo attaccare quando i rinforzi non sono ancora arrivati. Gorok qui. Lorkrok qui. Tu. Qui. Anche questo posso posizionarlo in avanguardia. Mettiamolo anche lui qua. Che non si vede. Allora, gruppo 2. Questi li tengo tutti in un gruppo, almeno sono ordinati. E perché questo mi rimane sempre fuori? Non lo so. Eccoli qua. Le bestie. Ma che codini? Questa è una coda. Beh, direi che vince la salamandra, eh. Ma non lo so, queste sono tutte d'oro. Gli hanno limato il corno sotto? O finisce proprio così male? No, ce l'ha rotto. Però quello giovane non ce l'ha proprio. Te invece ce l'hai rotto pure te. Va bene. Maledetti. Maledetti che hanno imparato a giocare. Maledetti. Predona cavallo, questi qua sono più forti. È che non vedo le loro truppe. Stanno andando verso il centro. Però a pensarci bene, tranne i predoni a cavallo, loro non hanno tiro. Quindi andrei subito sulla sua unità più pericolosa. Questi qua sono gli unici che hanno tiro. Vediamo chi c'è qua. Ah! Fai vedere questa spell, cos'è? Efficace contro corazza, velocità e resistenza fisica. Ah, per te. Entrambe le magie non sono andate a segno, bene. Sono
Avanti. Mi stavo dimenticando del vero protagonista dell'azione. Passaci sopra. Agglomerato. Ok. Oh, che soddisfazione. Ma questo non serve a niente. Ok. Sto prendendo un attimo la Trebisonda. Tu sei qui. Tu hai quasi eliminato questo, va bene. Loro sono davvero botto. Davvero, davvero tanti. Ok, poi tu. Sei ottimo, spara così. Tieni ancora un minuto. Allora, mili, dentro. Mili, dentro. Fatto. Te, vai di qua. Te, spara di qua. Te non ti posso passarmi lì? Ma forse sei sempre lì. Ah. Gorok! Non ho tanti venti della magia. Dove cacchio ti ho evocato, accidenti? Ah, ma avete tiro, quindi. Vabbè, vai dentro lì e basta. Ok, dai che qua abbiamo esaurito tutto. Dentro lì. Avvicinarsi. Dov'è il loro generale? Cerca di entrare di là. Vabbè, ammazza un po' di gente qui. Io ho bisogno delle tue magie. Finite quello. Dove cacchio sei finito? Stai ancora seguendo questi qua. Vabbè, tienili impegnati. Ok.
Che stanno scappando. Non so se ha senso inseguirli. Che cavolo. C'è ancora un cannone infernale qua. Allora, Sauro, 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 qui, qui, qui. Recuperate la vita, per favore. Chi è che sei tu? Ah. Tornare indietro anche voi. Allora, secondo me qua ho perso qualche Sauro benedetto. Poteva anche ridare un po' di vita ai miei. Così. Eh? Sarebbe stato totalmente terribile come cosa. Questi ancora non scappano comunque, eh? Cioè la partita non è ancora, la battaglia non è ancora vinta. Wow. Gli ultimi difensori di Izza. Ragazzi, è stata davvero tosta. Wow. La salamandra ancora sembra non faccia niente, invece questi qua fanno il loro porco lavoro, altro che... Vabbè, l'Orcroc ha fatto la maggior parte del lavoro, ad essere sinceri. Stavolta ho usato male lui perché mi sono dimenticato. Cioè, lui d'ora in poi lo mandiamo direttamente alla carica. Tanto non gli succede niente. Cioè, francamente voglio vedere in uno contro uno chi batte questo Gorok qua. Secondo me è invincibile. Allora, quanti ne ho persi? Neanche uno. Ma siamo al top. Il problema è che ora devo inseguire o questo o questi. Però questi secondo me sono talmente pippe che le mie guarnigioni potrebbero vincere. No, perché loro recuperano vita. Ma dai. E c'è pure la banda da guerra del serpente. Questi mi attaccano ovviamente. Vittoria pirrica? No, non ci posso credere. Abbiamo vinto! Wow! Abbiamo battuto i ribelli! Va bene. Allora, la puntata di oggi è stata decisamente intensa sotto mille punti di vista. Allora, qua ho potenziato questo. Non ho ancora quelli, però potrei potenziare carnosauri. E sarebbe solo carnosauri, essere sincero. No, adunata. No, facciamo questi. Facciamo questi, che migliora praticamente tutto. Antichi salamandri, bastilodonti, perfetto. Ok, poi te. Allora, sopra hai tutto. Tutto il tuttibile. Ogni cosa. Allora iniziamo con l'addestrare le unità. Ma sono full. Cioè, non è... perché c'è stato pure il cambio turno. Quindi ho un esercito... Cioè, abbiamo fatto fuori tutto senza perdere niente. Sono felice. Allora, io direi di eliminare questi. Perché è l'esercito più pericoloso che c'è. Poi inseguiremo questo e poi quell'altro. Poi questo qui.
Vediamo dove va. E mi metto qui. Così magari tenta di attaccarmi il castigo incastigato. Bene. Guarda, è stato un cambio turno decisamente molesto, però ce l'abbiamo fatta. Io direi di attaccare questi. O proseguiamo verso sud. No, facciamogli più danno possibile. Bene, ci pigliamo un'altra città. Scava scoperti. E qua sale il livello. Sale il livello. Qua devo ancora decidere se voglio che i miei Croxidor siano più forti o più resistenti. Secondo me sono già abbastanza forti, forse è meglio renderli più resistenti. Ma non è questo il giorno. Andiamo di Sauri. L24. Ricognizione. Qui ho dato tutto. Ci sarebbe ancora questa da dargli. E altre cose. Maledizione del vento di mezzanotte. What the fuck? Ok, così arriviamo con un esercito bello pieno. Qua però c'è un bel po' di gente. Ci mette 2 turni a migliorarsi. Vediamo se farlo o meno. Qua torna indietro o no? No, questa città è più importante. Sanaa. Comunque qua a sud non ci sono problemi, quindi appena questo esercito è fatto lo mandiamo anche lui di qua, così diamo il colpo di grazia a questi. E conquisto più velocemente possibile tutta questa zona e vorrei fare una spedizione anche qua. E poi alla disperata qua sopra, perché lì sarà un po' un bordello. Dai, ci salutiamo qua, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo, come sempre, vi sia piaciuto. Sì, qua non c'è nessuna cosa speciale, purtroppo. E io non ho missioni qua. Radio al suolo, razzia per avere i lancieri benedetti. No, non penso di volerlo fare. Ci vediamo nel prossimo episodio. GG a tutti.